alternative non dure, ma da papà e da mamma che hanno saputo pronunciare con grande dolore. Non è scontato neanche questo. Parole di morte, parole dure, parole inappellabili in questo momento, potete immaginare quanto servono, a chi servono. Questo dolore che ci attanaglia e però richiede anche davvero un momento di pausa da parte nostra. Genitori che siete qui presenti, educatori, presbiteri, io vescovo, non posso non dirvi, non possiamo non dirci quali peccati di omissione stiamo compiendo nei riguardi dell'unicità, della bellezza, della grandezza delle vite giovani che il Signore ci dà. Compagno di viaggio dell'altro, non mi interessa nulla, ci sono io,
con i miei bisogni, i miei pallini, le mie dolori. La parola che il Signore ci consegna, che è una parola da ripetere qui e sera nel momento di preghiera, dove c'erano anche i genitori lì aperti. Sembrerebbe una cosa un po' strana dirla, ma in questo momento, ve lo dicevo ieri, avverto con il suo desiderio di verità, di libertà, di vita, è reso colmo. Noi viaggiamo, perché siamo ancora un fascio di desiderio, ma per la certezza di quei sacramenti di amore che ha ricevuto qui, in questa chiesa, quel corpo del Signore che per lui si è spezzato, perché la sua vita non si spezzasse, per quell'unzione che gli ho dato nella confermazione, che è lo stesso cuore di Dio, aperto in questo momento, è colmo. Noi diciamo umanamente che è una vita spezzata, certo, a 18 anni è una vita spezzata, per lui è una vita compiuta. Noi pensiamo al desiderio di amore, di libertà, di verità, di vita che portiamo dentro, per Alberto questo è colmo. Questa è la nostra fede. Ma la cura da prenderci è una cura attenta. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo caccerò via, perché la volontà del Padre è una, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato. Alberto non è uno perso, svanito, è in quella completezza di vita che ognuno di noi in questo pellegrinaggio terreno, in un modo o nell'altro, ha pungente in cuore questo desiderio, ed è questo l'orizzonte. Certo, nessuno, soprattutto a fianco a Maria e Antonello, sostituirà Alberto, perché nessuno può sostituire nessuno. Nessuno. Ma la certezza, e dicevo ieri sera loro, la fecondità di questo dolore deve vedersi anche, e lo avete già dimostrato, l'ho visto a casa vostra come avete accolto e abbracciato gli amici di Alberto. Sappiate essere voi quella parola educativa, simpatica nel senso di vicinanza profonda a queste creature che vi avvicinano, che con voi, con il vostro figlio, hanno fatto un cammino di vita. So che qui presenti ci sono anche Davide e Alex, che io non conosco, ma che hanno vissuto la tragicità di questo momento che non dimenticheranno mai più. Vi chiedo, vi supplico, dite ai vostri amici come può essere la vita quando non è rispettata. Ditelo! Non camminiamo per vie di chiusura, di disattenzione, di disinteresse. E quando torniamo oggi nelle nostre case, questo dolore sarà fecondo se nei giorni a venire chi abbiamo in casa, soprattutto ragazzi, ai genitori dicono: spendete tempo con loro. Hanno linguaggi un po' difficili per chi è un po' più grande, modi di vestire che a noi, come dire, fanno un po' sorridere, vocabolario che non riusciamo sempre a decodificare, ma loro capiscono molto bene se noi ci teniamo a loro,
questo non può promuovere la vita. Se fai questo, raccogli manciate di veleno, raccogli morte. Questo spetta in un dolore come questo, che è il male, e vedete che le parole sono povere parole, non ne ho soltanto questa parola del Signore che consegno a voi. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla, nessuno, di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.